Halloween come nasce? Perché cos'è Halloween? Allora, Halloween è una festa che deriva dalle tradizioni celtiche che si tramandano nei secoli e aveva a che fare con, era diciamo la festa di fine estate, cioè Summer's End. Inizialmente si chiamava Samhain, questo è, dicono, la pronuncia secondo il dizionario gaelico più diffuso. Era la festa di fine estate, ovvero la festa che segnava appunto la fine dell'estate, la morte della natura, che era vista come divinità, quindi la madre terra, e la rinascita pian piano della vita. Pian pianino nei secoli questa tradizione si è tramandata, si è diffusa nei popoli, diciamo, pagani e non solo, poi vedremo, e nei paesi anglosassoni ha preso il nome proprio di Halloween. La cosa interessante è che negli ultimi anni ormai questa festa si è diffusa proprio worldwide, cioè proprio in tutto il mondo si è diffusa e ha preso vari connotati. Diciamo che allora inizialmente questa festa, perché viene associata poi ai morti eccetera eccetera, in realtà si pensa che la festa di Samhain, appunto di fine estate, cominciasse in realtà una settimana prima e terminasse una settimana dopo rispetto appunto al primo di novembre, che corrisponde a ogni santi, e terminava più o meno intorno al giorno dell'11 novembre, che è rimasta sopravvissuta appunto come estate di San Martino. Ecco perché è fine estate questa tradizione. Le tradizioni non muoiono mai, cioè si trasformano, cambiano nomi, passano da una tradizione oppure da una civiltà a un'altra, da una società a un'altra, da una religione all'altra. È interessante vedere poi che con l'avvento del cristianesimo questa festa cambiò un po' i connotati. Ovvero la notte tra il 31 e l'1 divenne appunto, il 31 divenne la festa dei morti e il primo la festa dei santi. Quelle che erano le fate, ovvero gli spiriti che popolavano la tradizione di questa festa di Halloween, in cui il velo sottile che separava i due mondi si faceva ancora più sottile, e quindi la puntata scorsa ad esempio abbiamo parlato di al di là, la festa di Halloween celebrava proprio il fatto che in questo periodo era possibile per i morti tornare in contatto con i vivi, e quindi c'era una specie di commistione tra i due mondi. Ovviamente poi nella tradizione sono sopravvissuti spiritelli, fate e quant'altro, che poi hanno preso, insomma, sono diventate le maschere che noi tutti conosciamo. Mi piace far notare, visto che siamo in Italia e si parla poco spesso delle tradizioni italiane, che il giorno di passaggio tra i morti e i santi, in molti paesi pugliesi, quindi qui da noi, si celebra a porre una calza fuori dalla casa, proprio come si fa il giorno dell'Epifania. Come per la Befana. Esatto, la stessa cosa. E si pensa appunto che i morti di passaggio momentaneo su questa terra regalino alle persone buone, ovviamente si parlerà di bambini, dei doni, dei dolcetti, alle persone cattive il carbone, e il carbone simboleggia proprio le ossa dei morti, quindi proprio un connotato quasi negativo. E è sopravvissuta poi nelle nostre tradizioni. La zucca, che è prettamente, abbiamo visto anche prima, la portava la nostra Elisa. Esatto, eccola qua, la nostra zucca. deriva dal fatto che gli irlandesi, quando andarono in America, portarono con loro la tradizione che però non era legata alla zucca, ma era legata alle rape. Praticamente prendevano le rape, le scolpivano, dandogli la faccia di questi spiriti, e ponevano delle candele all'interno. Le candele simboleggiavano la lanterna. La lanterna che consentiva appunto ai defunti di trovare la strada di casa. A seguito di una grave carestia, cosa accadde? Accadde che le rape, ovviamente, non erano più disponibili, e quindi si prese la zucca. Ecco perché la zucca. Allora. La zucca, che non solo era lì a portata di mano, ma anche quella deriva da retaggi culturali. Si pensa proprio che la zucca fosse legata proprio al mondo dell'aldilà. Sarebbe un lungo discorso, non c'è tempo. Quindi ecco, queste sono una sorta di leggende folcloristiche, ma al di là di questo appunto c'è un discorso Halloween pregresso che racconta invece una sorta di religione, no? Che appunto, come dice lei, c'era questa tradizione, questa commistione in questa serata del 31 ottobre, dove il mondo dell'aldiquà e il mondo dell'aldilà venivano in contatto, si creavano quasi dei portali. Si fondevano, però chiaramente...